Niente, non ho resistito e ho voluto proseguire la mia cavalcade nella Hollywood della Golden Age alla ricerca di storie di quelle belle, belle, traumatizzanti che piacciono a voi. E quindi bentrovati su WatchMojo Italia per un'altra, e non so manco a che parte siamo arrivati, top 10 film classici con alle spalle storie brutte, brutte, ed è inutile che mi spieghi oltre. Penso che il titolo sia già chiarissimo. Se vi manca qualche passaggio, recuperate le altre liste a tema, una magari ve la lascio qui fin da subito, ma adesso cominciamo come di consueto con la numero 10, Lo specchio della vita, film del 1959 che di fatto è un dramma, ma la cui trama in scena ha parecchio da invidiare circa a quello che è accaduto dietro le quinte nel backstage. In scena c'era la splendida Lena Turner al suo primo film dopo l'omicidio del suo fidanzato, la guardia del corpo, e noto mafioso Johnny Stampanato, dunque già lei non stava benissimo, ed era circondata dalla stampa in ogni dove, che voleva insistere e scoprire la verità sull'omicidio di Stampanato, ufficialmente ucciso da Cheryl Crane, figlia dell'attrice, mentre lui stava picchiando come al solito la madre. La Turner fu investita dalle accuse, si diceva avesse mentito in tribunale, lei stava solo cercando di tornare alla normalità, ma non fu esattamente facile. Per quanto ancora oggi i detrattori diano la colpa in realtà all'attrice, che avrebbe accusato la giovane figlia per non rischiare grosso, la stessa Cheryl Crane ha sempre assunto su di sé la completa responsabilità della morte di Stampanato. When one is responsible for someone's life ending, whether it's a justifiable act or not, it stays with you. You have to learn to cope with it. You have to learn to accept it for what it was, and that took me many years to do that. Alla numero 9, Balenieri della Viking, film della prima era sonora, anni 1929-1933, noto soprattutto per due record mica da ridere. Il primo, onorevole, e cioè l'essere il primo film con dialoghi e suoni registrati in presa diretta. Il secondo, un po' meno onorevole, è il primato come film dalla produzione più mortale della storia. Infatti, nella scena madre, ambientata sulla nave SS Viking del titolo, i marinai cercano di liberare la nave dal ghiaccio, ma nel farlo l'equipaggio fece detonare per sbaglio una serie di cariche esplosive presenti già a bordo nella stiva. Il risultato fu un'esplosione che uccise il produttore, nonché aiuto regista, Varick Frissell, il regista stesso, Alexander Penrod e altri 20 membri della troupe. Il film ancora oggi comincia con un disclaimer dedicato alla tragedia e un piccolo tributo a Frissell e al resto delle vittime. We hope and trust that you will find this, their picture, a worthy memorial. Alla numero 8, Cantando sotto la pioggia. Lavoro del genere musical commedia, il film sembrerà scanzonato e spensierato, ma da girare fu un disastro, soprattutto vista la continua presenza di acqua sul set. Già Gene Kelly, girando il balletto madre che dà il titolo al film, si prese un febbrone da cavallo che toccò quota 40 di temperatura, ma fu Debbie Reynolds la più colpita dalle riprese. Infatti, non essendo una ballerina provetta, Kelly, che era co-regista della pellicola, passò metà del tempo in scena a denigrare e a pretendere da lei il massimo, frustando la manetta e addirittura insultandola, mandando più volte l'attrice ancora adolescente in un mare di lacrime inconsolabile. Per darvi un'idea, solo per la scena Good Morning, altra sequenza famosissima, ci vollero 15 ore perché i due registi gridassero il salvifico buona così. A fine giornata, i piedi di Debbie Reynolds sanguinavano. L'attrice anni dopo dichiarò: partorire e girare Singing in the Rain sono state le cose più difficili della mia vita. Ti si crede, Debbie? Alla numero 7, Via col vento. E vabbè, ora giochiamo facile perché secondo me già sapete dove andremo a parare. L'epica epopea di Rossella e Rhett, nel sud secessionista degli Stati Confederati, nordisti, sudisti, piantagioni, razzismo, tutto questo è presente nel romanzo di Margaret Mitchell e ovviamente non poteva mancare nel film, dove però, visti gli anni, il razzismo dietro le quinte non mancava per niente.
niente. Hattie Daniels fu protagonista principale di questa brutta vicenda, e non solo perché la sua mami, la governante nera stereotipatissima, alla fine si vinse l'Oscar, ma soprattutto perché alla serata dei premi la Daniels, afroamericana, fu fatta sedere da sola in fondo alla sala, dove nessuno avrebbe dovuto notarla, e sottolineo dovuto, non potuto. Si dice addirittura, ma non è confermato, che il suo discorso di vittoria le fu scritto del tutto dai vertici della produzione. Purtroppo, il suo ruolo di Mami resta il più celebre e il più premiato, oltre che, ovviamente, il più discutibile. It ain't fitting, it just ain't fitting. It ain't fitting. Alla numero 6, gli uccelli, il solito direi, visto che negli ultimi tempi tra una lista e l'altra ne abbiamo starnato anche i più reconditi segreti, e se non ve li ricordate li trovate negli altri video di questa serie sulla classic Hollywood. Che dire, ormai è noto, Hitchcock si invaghisce, esplode di ossessione per la sua protagonista, Tippi Hedren, che lui ha quasi letteralmente tirato fuori dal mondo della pubblicità e l'ha lanciata come scream queen del suo prossimo film, ma pretende qualcosa in cambio. Lei non accetta le avance e per l'attrice comincia un incubo. A parte il contratto in esclusiva che Hitchcock le impone per tenerla accanto a sé, il gesto più spregevole del regista fu scatenarle addosso dei veri uccellacci, legati al suo vestito con dei fili elastici, dopo averla rassicurata dicendole che quelli erano solo dei pennuti meccanici. La Hedren rimase ferita dalle beccate e ne uscì traumatizzata, ma continuò a lavorare con Hitchcock anche nella produzione successiva, Marnie. Per ulteriori informazioni c'è il film TV ad opera di HBO, The Girl, la diva di Hitchcock, con Sienna Miller e Toby Jones. Tippi, you can't drive yourself, honey. It's okay. Whatever she wants. One day. I heard you tell it would only take one day, Jim. Alla numero 5, il conquistatore. Mamma mia, non so neppure da dove cominciare. Ok, sì, lo so, dal peggior casting della storia del cinema. Dimenticatevi Will Smith nei panni di genio o Scarlett Johansson in Ghost in the Shell. Qui l'attore americano più americano che sia mai apparso su questa terra, il duca John Wayne, fu chiamato a interpretare il celeberrimo Genghis Khan. Inutile dire che è ridicolo e vergognoso allo stesso tempo, ma il peggio fu, per così dire, la messa in scena. Infatti, per ricreare il deserto mongolo, la produzione si recò nel deserto, ma fece anche arrivare ad Hollywood montagne di terra desertica. E dov'erano quelle location? O da dove proveniva quella terra? Dai deserti del Nevada, colpiti in quegli anni dai test atomici. La percentuale di attori e personali della troupe partecipe al film è morta poi di cancro, compreso lo stesso duca. Fa spavento. E ad oggi non è nemmeno possibile farne una stima, ma lo stesso produttore, il noto Howard Hughes, pare che ebbe talmente tanti sensi di colpa negli anni a venire che provò in tutti i modi a tenere il film fuori dai circuiti, purché sta storia non venisse fuori. Tell us, Mongol. In like circumstance, what punishment would you decree? What else, my wife, but the slow death? Alla numero 4, L'Arca di Noè. Film d'altri tempi, appartenente anche lui a quei primi momenti in cui i film erano muti, ma anche un po' sonori. All'epoca fu uno dei progetti più mastodontici di sempre, un super colossal sulla costruzione dell'arca e del salvataggio della vita dal diluvio universale. Ecco, il diluvio fu ricreato utilizzando circa 600.000 galloni d'acqua, riversati su una montagna di comparse che, vista la massa d'acqua, però non reagirono proprio benissimo. Nella confusione, 3 persone affogarono e un numero imprecisato fu ricoverato in ospedale. La cosa assurda è che nessuno era stato a sentire il cameraman, Hal Moore, che aveva ripetutamente avvisato regista e produttore dei rischi. L'incidente fu uno dei primi ad aprire nuove strade sulle misure di sicurezza, soprattutto riguardo a scene ad alto rischio. Diciamo, insomma, che lo stuntman professionista comincia a servire ufficialmente in questo periodo. Comunque, il regista Michael Curtis non ne risentì per nulla e proseguì la carriera firmando poi, circa 20 anni dopo, un certo Casablanca. No, no. He's looking at you, kid. Alla numero 3, I racconti dello zio Tom. That old brow patch ain't brought me nothing but trouble. Ow! And more trouble.
Ancora lui, ancora razzismo per il film più disclaimerato della storia Disney, controverso già dalla sua uscita, quando di disclaimer non se ne parlava ancora. Il film uscì nel 1946 su insistenza del signor Walt Disney in persona, che voleva fare un film ispirato alla narrativa americana di un certo tipo. E per farlo ebbe diversi confronti con membri della comunità afroamericana, la maggior parte dei quali rassegnò il progetto dicendo non farlo Walt, ma lui lo fece lo stesso. E quindi venne fuori sto film in cui l'ex schiavo va in giro allegro e felice, quasi rimpiangendo la sua vita in piantagione. Un resoconto fin troppo fantastico, anche per un film con Fratel Coniglietto, che infatti viene criticato fin dal giorno della sua uscita, ma solo in tempi recenti l'azienda ha rimosso ogni riferimento al film dai vari parchi a tema. Per quel che riguarda il film, invece, penso personalmente che il disclaimer iniziale basti avanti. Anzi, comunque bisogna capire che si sta guardando un film del 1946. Alla numero 2, Piccoli attori. Altro film di cui ci eravamo già occupati, soprattutto riguardo a quel che passò una delle due protagoniste principali, cioè la mitica Judy Garland. L'attrice, in quegli anni sotto contratto, un pesantissimo contratto con la MGM, era in coppia con Mickey Rooney, altro giovanissimo, ed entrambi, insieme ad altre comparse e membri della troupe, vennero riempiti di sostanze eccitanti, principalmente anfetamine, per far sì che sembrassero più giovani, vitali e spigliati. E poi, per farli riposare meglio a fine giornata, venivano prescritti loro barbiturici. Mica male, come dieta integrata. Rooney inizialmente negò la cosa, ma poi venne fuori che anche lui ne divenne dipendente, e infatti ebbe a lungo problemi con il rehab. Invece, per quel che riguarda la Garland, è possibile che l'esperienza sul set di Piccoli attori sia stato l'inizio delle pesanti dipendenze che l'avrebbero poi portata alla sua morte prematura all'età di soli 47 anni. I don't see how she survived it for as long as she did. She was a woman of enormous strength. Dopo tutte ste storie brutte, non vi sentite più buoni? Nel caso cliccate la campanella degli avvisi, ma fatelo anche se siete cattivi cattivissimi. E ora rimaniamo in tema e passiamo alla numero 1, Il Mago di Oz. Altro film con Judy Garland, che però fu solo una delle vittime di quella che fu una produzione monumentale, difficilissima e a tratti annichilente. Perché dico annichilente? Ma ve ne dico alcune. La strega dell'Ovest, Margaret Hamilton, prese quasi fuoco nella scena in cui scompare tra le fiamme e dovette andare in ospedale, mentre Buddy Ebsen, che interpretava originariamente l'uomo di latta, dovette mollare e farsi ricoverare perché nella vernice usata per truccarlo c'era troppo piombo e addirittura una sostanza a cui lo stesso attore era allergico. Per la cronaca, la vernice continua ad essere tossica anche sul secondo attore. Ma proseguiamo. Judy Garland fu costretta a perdere peso per la parte e per farlo anche qui le prescrissero anfetamine come fossero caramelle, per non parlare del trattamento riservato dal regista Victor Fleming alle comparse che interpretavano i mastichino, vittimizzati e trattati come animali piuttosto che persone. La storia più incredibile a riguardo, però, è forse quella sulla scena della nevicata, che sì, era neve malvagia perché la mandava la strega dell'Ovest, ma quello che venne usato per ricrearla in scena era, sentite bene, 100% purissima polvere d'amianto. La magia del cinema. Pay no attention to that man behind the curtain. Allora, ditemi un po', che cosa ne pensate di questa lista? Dovremmo continuare a fare liste a tema backstage? Fatecelo sapere nei commenti e vedremo che si può fare.